Host 2019, l'innovazione abita qui. Siamo allo stand della DIA Design Group SRL di Latina e ci troviamo in compagnia di Dino Porrello, il CEO dell'azienda. Dino, bentornato. Sì, ciao Fabio. Allora, noi abitualmente ci incontriamo in Venditalia, dove noi siamo presenti con le strutture indoor e outdoor. Però quest'anno, per la prima volta, siamo presenti qui ad Host, perché abbiamo ritenuto questa fiera molto interessante, perché è interesse nostro sviluppare e far crescere quella linea dell'OCS che sta crescendo molto nel mercato. E praticamente noi ci siamo sempre proposti con delle linee di design che sono piaciute. Quest'anno qui a Host abbiamo esposto una gamma proprio per questa richiesta, diciamo, del mercato. Oltre alla linea dell'OCS, diciamo, noi abbiamo portato altre due linee, la linea del micro market, che in anteprima abbiamo voluto portare qui a Host. La linea del micro market è una linea che ha un grande sviluppo in Europa. Qui in Italia ci stanno già parecchi operatori che stanno testando, diciamo, questa linea di soluzione, di proposte che vengono fatte alle grandi aziende, e noi quest'anno ci siamo presentati con una linea innovativa, anche con dei colori, del design che è piaciuto molto. Devo dire che gli operatori, specialmente esteri, che sono stati molti in questa fiera, hanno percepito con grande interesse, diciamo, questa linea qua. L'altra linea innovativa che abbiamo proposto qui a Host è quella dell'Oreca, diciamo più rivolta, una postazione rivolta alla prima colazione degli alberghi, cioè dove i piccoli alberghi, i medi alberghi praticamente hanno un problema di fornire, diciamo, un certo servizio per la colazione alla mattina. Noi abbiamo creato una linea simpatica, una linea flessibile nel design, nei colori e nelle soluzioni, perché poi la design propone sempre, a supporto dell'idea progetto, di portare poi il risultato al meglio in base alla richiesta del cliente. Diciamo, nell'insieme di queste tre proposte che abbiamo portato a Host, oggi che siamo al termine, diciamo, della manifestazione, il quarto giorno, sì, domani è l'ultimo giorno, ci riteniamo, diciamo, soddisfatti perché abbiamo riscontrato che l'interesse che c'è stato degli operatori stranieri è stato veramente importante per la DIA Design. Adesso il prossimo obiettivo, devo dire, che è il Venditalia. Il Venditalia si presenta fra 6 mesi. Fra 6 mesi c'è già una sfida, diciamo, nelle nuove proposte che la DIA Design vorrà portare in Venditalia, e saranno delle proposte più impegnative, diciamo, sotto il profilo della linea indoor, della linea outdoor, che la linea outdoor è quella dove noi vogliamo spingere molto la distribuzione automatica, perché la distribuzione automatica oggi nel mondo del vending specialmente ha bisogno di nuove iniziative, di nuove idee, progetto che vanno a sviluppare realizzazione, idee innovative nuove, dove ci deve essere un'aggregazione, diciamo, di servizi, e più che altro puntare sull'urbanizzazione, diciamo, delle città, portando la distribuzione automatica a essere leader nel proporsi in queste idee progetto, dove il libero flusso, il cittadino, possa avere un punto di riferimento oltre alla distribuzione automatica, ma anche nella sicurezza che queste realizzazioni possono portare a vantaggio di tutti i cittadini. È un discorso molto lungo, Fabio, però dico che noi della DIA Design siamo propensi a un dialogo con tutti gli operatori, cioè le linee innovative che noi
creiamo, non facciamo in tempo ad avere un dialogo con gli operatori. E per questo voglio dire a tutti gli operatori che si possono interfacciare con la DIA Design per ricevere progetti innovativi. Noi siamo aperti al dialogo. Diciamo che possono scrivere a un indirizzo di posta elettronica che tu ora puoi fornire per non solo chiedere preventivi senza alcun impegno, ma esprimere quelle che sono le proprie esigenze professionali in termini di realizzazioni, strutture indoor e outdoor, dialogando con voi e quindi trovando, come si dice in gergo, la quadra. Costruire insieme il progetto, cioè progettare, costruire insieme il progetto vuol dire cercare insieme di arrivare all'obiettivo, diciamo, innovativo importante. Ci tengo molto perché la distribuzione automatica è il futuro che ha un ampio spazio, diciamo, di sviluppo, questo è importante. E allora qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni? Allora, io direi di dare info, perché info raccoglie un po' tutti gli operatori. info@diadesigngroup.it, che è quello che leggete al di sotto in questo momento. Le strutture che nel frattempo avete visto negli ultimi minuti sono proprio quelle che sono state presentate nel corso di Host 2019, ce ne sono tante altre che potete trovare sul sito di adesigngroup.com per poter stimolare la vostra fantasia e magari trovare la giusta soluzione per le vostre esigenze. Dino, congratulazioni per questo nuovo format, io ti ringrazio per la collaborazione e ti invito a salutare gli amici di Oreca TV. Io ringrazio tutti gli ascoltatori e ripeto che noi siamo a completa disposizione per qualsiasi sviluppo di progetto innovativo e noi abbiamo tanta voglia di fare nel vending, nella distribuzione automatica. Grazie a tutti, grazie Fabio, alla prossima.